Se hai perso l'intervista di Serena Bortone a Verissimo, non preoccuparti, ti racconto tutto io. Serena Bortone è stata ospite di Silvia Toffanin e ha parlato della sua lunga carriera in televisione, iniziata a soli 18 anni. Ha svelato di essere una persona aperta, ma con una sfera di riservatezza sulle cose più importanti della vita. La conduttrice ha affrontato anche il caso Scurati, legato al suo programma in Rai, dichiarandosi tranquilla e senza ansie. Ha sottolineato che nella vita è importante fare la cosa giusta e non fare quella sbagliata, evitando di classificare gli attacchi o gli attestati di stima ricevuti. Serena Bortone ha poi parlato delle difficoltà incontrate come donna nel mondo della televisione, sottolineando la fatica che la voce femminile ha ad affermarsi. Tuttavia, ha rinnovato il suo senso di gratitudine verso la Rai, che l'ha valorizzata e supportata. Una parte commovente dell'intervista è stata dedicata al padre di Serena Bortone, scomparso nel 2010 dopo 3 anni di malattia. Serena ha raccontato di come quel periodo le abbia permesso di prendersi cura di lui e di mostrarle tutto l'amore che provava. Ha definito quell'esperienza un regalo bellissimo della vita. Infine, la conduttrice ha parlato della sua vita sentimentale, dichiarandosi single e alla ricerca di un compagno che sia in grado di tenerle testa e che sia affezionato alla categoria delle persone impegnative. Insomma, Serena Bortone si è mostrata autentica e sincera, come sempre. Che ne pensi di queste rivelazioni? Fammi sapere nei commenti.